ragazzi, calma! Italia 73, Francia 76, che rivolta incredibile da parte degli azzurri del basket da Tokyo. Ma comunque vada, sarà un'impresa storica da tre punti. Niente, il ferro. C'è fallo da parte dell'Italia. Dobbiamo un attimo calmarci. Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Il primo per ora di Tokyo. Probabilmente dopo ci sarà almeno un altro video riguardante Tokyo. Perché non l'ho commentata fino ad ora? Perché io le ho guardate le partite dell'Italia, tranne quelle del mattino, alcune in differita. Però ragazzi, non riuscivo, non avevo una buona connessione, non potevo fare video. Attenzione qua, Francia 76-73 per la Francia. Abbiamo fatto una rimonta. Io vi giuro che dal terzo quarto non ci ho più creduto, terzo quarto, a metà terzo quarto, soprattutto alla fine, eravamo decaduti in un meno 14. Stiamo tenendo testa a tanti. Dopo probabilmente un nuovo video sulla NBA per parlare dei free agent. Da tre punti dall'arco! Recuperiamo palla perché non entra quella francese. 1:35 alla fine di questa partita. Da tre punti no! Il ferro no! 1:30 e 22 secondi per l'azione. Scusate, ma io ho la luce in mezzo che non mi fa vedere la roba. Io sono basso. Attenzione, il pallone si vogliamo prendere. Due punti assicurati, però la sbaglia ed è fallo. Fallo da parte di Ricci, mi sa, o di Paiola. Però brutto fallo da parte dell'Italia, saranno due liberi. Una cosa che mi triggera è che non fanno vedere il numero dei falli. Cioè mi triggera, abbassiamo anche il volume perché è altissimo, è a 12. Non è altissimo, ma questi un pochino urlano e sono telecronisti di basket decenti. Quelli là di calcio fanno cagare. Adesso Gobert, due liberi. Vediamo un po'. Gobert, primo libero, dentro. Due lunghezze, se le prende la Francia, si vuole prendere il sicuro perché nell'ultimo quarto ha sbagliato tanto. Però l'Italia ci deve assolutamente provare a recuperare questi. Vediamo un po' se sono 4 o 5 punti, potenzialmente anche 8. Vediamo un po', 5 punti da recuperare. Time out, non lo chiamo ancora, ma un sacchetti, non penso. Penso che almeno un time ce l'abbiamo noi dell'Italia. Penso che in questi due minuti, anzi un minuto che rimane, chiameremo almeno un time out. Da tre punti Stefano Tonut, troppo corto. Però recuperiamo palla. Ancora il gallo Gallinari, penetrazione, Gallinari, ancora fallo. In maniera assolutamente illegale, eppure gli arbitri inizialmente sembravano intenzionati a far... Mi sembrava ragazzi che stessero dando fallo a noi e non alla Francia, che ha fatto una chiusura impossibile. Cioè, ha ucciso Gallinari, è antisportivo secondo me. Antisportivo! Com'è possibile? Ha ucciso Gallinari, Gobert! Adesso prendiamoci questi due liberi! Prendiamoceli! E poi, vediamo un po'. Primo libero del Gallo, entra. Schaff, come direbbe qualcuno, solo cotone per Gallinari. 1-1 per il Gallo. Non parlo di potenzialmente un cracchio. Vediamo un po'. Gallinari, dentro, time out, si va a riposo, un attimo, time out, bisogna capire bene, quando mancano 51-0 alla fine di questo quarto di finale, e potenzialmente potrebbe anche finire ai tempi supplementari, sarebbe una cosa clamorosa. Italia 75, Francia 78, time out, chiamato, penso da me o Sacchetti, un time out abbiamo fatto, e basta. Lui invece la Francia, attenzione, possiamo chiamare altri due timeout come loro ne possono chiamare un altro. Sicuramente questa chance penso che verrà fatta. Meo Sacchetti, vai Meo, hai fatto vedere la tua esperienza da noi per 6 anni, se non sbaglio, a Sassari, adesso anche pubblicità. Me invece non metto un solo pubblicità perché sanno che è un momento cruciale del match, infatti mettono a metà schermo la pubblicità, all'altra metà
il basket e il volley. Il volley sta 22 a 16 quando è 1 a 2 per l'Argentina. Dai ragazzi, che il volley ce la possiamo fare anche lì. Siamo anche lì ai quarti di finale. Dopo che avevamo vinto il primo set, il secondo e il terzo è andato all'Argentina, che non ha mollato assolutamente. E adesso invece stiamo facendo un super terzo match, un super quarto set, scusate. Siamo 22, se non mi ricordo male, a 16. E adesso si riprende a tutto schermo l'Italia contro la Francia, subito grande pressing da parte dei giocatori, da parte degli azzurri. Adesso Maignan va, cerca la difesa, Maignan, ancora va Maignan. Maignan, non so pronunciare un cacchio. Oh! Schiacciata di Gobert. 75-80. Sicuramente adesso ci vogliamo mandare i liberi. Noi dobbiamo fare, prenderci una tripla, magari farci fare fallo, perché no? Però segnarla la tripla, quantomeno segnarla e prendere un possibile gioco da 4 punti. Eccola qua la schiacciata di Gobert. Non può fare niente, neanche Paiola. Intanto qua i ragazzi del volley, vediamo un po'. Punto da parte della... No, out! Il tiro dell'Argentina, e mi sa che sia... No, era dentro, non si capisce, vabbè. Quanto siamo? 22 a 12, avevo letto malissimo. Questo set ce lo dobbiamo assolutamente portare a casa. Ancora il muro, dentro. 23 a 12, doppia telecronaca. La mia prima volta che faccio una doppia telecronaca in contemporanea. Quest'oggi di volley e basket, tanto sport in questo giorno di Tokyo. Specialmente grandi sport. 37-6, chiamato il time out mi sa da parte del coach francese. 37-6 da giocare, e adesso 24 secondi per l'azione dell'Italia. Intanto qua battuta da parte dei ragazzi del volley, da parte dell'Italia, ancora schiacciata. 23 a 13, non si arrende assolutamente l'Argentina, che avrà adesso la battuta. Però adesso ritorna a tutto schermo, momento clou per l'Italia del basket. Ital basket, forza ragazzi. Italia 75, ricordo 80 a Francia. Niente tagli oggi. Intanto qua vediamo bene il pallone indietro da 3 punti. Fontecchio, no! No, solo il ferro, c'è il ferro, non c'è niente. Intanto qua fallo da parte dell'Italia. Va bene. Va bene ragazzi, complimenti, mancano 23-8, possesso per la Francia. Complimenti ai ragazzi, innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Ci vorrebbe un miracolo, un semi-miracolo ora come ora. Bisognerebbe sperare che sbagli almeno il secondo tiro libero. Cabarro, vediamo un po', nessun tiro libero battuto oggi. Vediamo un po'. Primo tiro libero, entra, peccato, stavo uscendo, ha preso il ferro, è un brutto tiro onestamente. Il primo entra al numero 3, penso che adesso abbia messo più o meno tutti i difensori e tutti quelli alti, visto che in centimetri sono molto più alti i francesi. 2 su 2, si fa durissima, 75-82, ci vuole un miracolo. Maignan, non c'è fallo, indietro, da 3 punti, no! Peccato, peccato adesso il pallone. 8.8 da giocare. Meno 9, questo meno 9 è ingiusto, perché nel quarto la partita l'abbiamo fatta noi. Esce l'Italia del basket, ma bravissimi! Mamma mia! Noi che in questo Olimpiadi, prima europeo, poi mondiali, in queste Olimpiadi non ci dovevamo neanche essere. Godiamoci questo ultimo punto che deve fare l'Italia del volley. Peccato ragazzi, Gobert fa un bel canestro, si gira. Il 228, se non sbaglio, centimetri della Francia. Adesso godiamoci quest'ultimo punto che deve fare l'Italia. Intanto qua c'è una revisione, mi sa, del VAR. Sì, andiamo qua. No touch da parte dell'Italia, quindi mi sa che il punto a chi andrà, non l'ho capito. Dopo anche l'Ital Volley ne parliamo, di quel poco a dire il vero che ho visto. Godiamoci
questo set da vincere ancora a time out, chiamato mi sa dal CT azzurro. Siamo... ah no, l'abbiamo vinto, vabbè, mi dava 24-14. 25-21 il primo set, 23-25 il secondo, 22-25 in favore dell'Argentina. Anche il terzo, 25-14 per l'Italia nel quarto set. Ci vediamo dopo.